Salve a tutti, benvenuti in una puntata di questa serie su Far Cry New Dawn chiamato Il cambiamento del governo. Ora, ci chiama Rush, adesso ci andiamo. E c'è il papà, andiamo, aspetta, dammi un attimo il tempo, devo introdurre la cosa. C'è una cosa, nella scorsa puntata abbiamo dato le risposte che cercavamo da questa serie, nel senso, alla fine io ho continuato questo gioco perché volevo sapere cosa è successo dopo il finale di Far Cry 5. L'abbiamo visto, quindi teoricamente potremmo non continuarla, però io voglio continuare perché magari scopriamo altre cose, insomma, e poi insomma, fin quanto è possibile i giochi voglio finirli, quindi detto questo andiamo Cosa c'è avanti. tempo da perdere? Ho capito, c'è tempo da perdere, va, parliamo. Mi ha aggiornato Carmina. Non ci faremo mettere i piedi in testa dai guerrieri della strada. I guerrieri della strada torneranno a giocarsi il tutto per tutto, sconfiggeranno male. Non abbiamo molto tempo per raggiungere postazioni di combattimento utili, quindi dovremo sapere esattamente quando arriveranno. Ho mandato un ricognitore in avanscoperta. Se vede problemi, ci avvisa. Dovremmo avere Ok. abbastanza tempo per prepararci. Va bene. Sarei più sereno se andassi dal ricognitore a vedere se è tutto a posto. Non c'è margine di errore. Se crollano queste mura, crolliamo noi. Ok. Perfetto. Quindi dobbiamo andare il dobbiamo andare a vedere dove sono il ricognitore. Va bene. Ok, io Sei arrivato al momento giusto. prima di tutto usa. Poi ho le munizioni. Rifornimento munizioni. Oh, sì. Crea rifornimento munizioni. Ok, io mi sa che abbasso un attimo il volume. Perché sennò voi sentite un brutto ritorno audio. E andiamo. Allora, vediamo un attimo dove si trova. Ah, è qua vicino. Va bene. Traccia. Oh, perfetto. È qua vicino. Allora andiamo, dai. Andiamo. Andiamo a vedere. Esci. Ok. Siamo pronti con la nostra arma. Andiamo al ricognitore. Magari. Che poi, vabbè, vedete se dobbiamo vedere se è tutto a posto. E tua mamma! Non la. Vabbè. Tanto la ci riprenderemo, infatti, ok, a posto. Potevo prendere un mezzo, invece no, ci andiamo a piedi, vabbè, tanto. Tanto insomma non ci vorrà molto. Allora, dovrò vedere se il ricognitore è tutto a posto. Ovviamente, dicevo, ovviamente non sarà tutto a posto, io sono abbastanza convinto. Tutto a posto un po'. Paio di palle, sono convinto che non sarà niente a posto, proprio ma proprio niente. Sento parlare gente. Ah, è Carmina, va bene, ok. Ok. Oh! Vabbè, guida veicolo, ormai per 50 metri andiamo a parlare con il ricognitore. Salve. Noi siamo la prima linea di difesa. Ho capito. Finora nulla da segnalare. Potrebbero farsi vivi da un momento all'altro. Spero solo di poter avvisare tutti in tempo, quando i guerrieri della strada arriveranno. Non possiamo permetterci di perdere. Difendi. Difendi prospetto. Va bene. Porca miseria, c'è in mezzo, mi sa. Ho capito. Vediamo. Qualcosa esplode. Andiamo di per di qua, no. Era. Vabbè, io sono scemo. Qualcosa è esploso, un mezzo. Ok, io faccio il giro, evito di bruciarmi.
Qualcosa è esploso, vabbè, io ora devo difendere Prosperity. Arrivo, arrivo. Sempre serpentello di prima. Difendi. Vai. Vai. Ok. Ora, dov'è? Porca miseria, mi sono dimenticato anche di togliere la suoneria. Vabbè, scusate. Ora, e là, e tu che cosa vuoi? Allora. Ok, poi. Ok. Qua. Morto. Cosa? Dove sei? Dov'è? Ok, poi. Tu muori, poi. Ok, andiamo dentro, avanti. Oh. Come non è ancora finita? Come le... Si sale di qua, va bene, ok, aspetta che... Carmina. 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 Perché non sei entrata, Carmina? Ok, poi. Bene. Beh, sì. Bordello, sì. Vabbè, dai. Dai. Porca. Ok. Ok, poi il Carmina sei là fuori, tu non è che sei messa benissimo. Ammesso che... Boom. Poi loro muoiono. Io... Munizioni mitra, va bene. Io... Ok. Ma porca... Cecchino, col cecchino, mi sono dimenticato tutto. Dove sono? Oh! Ah! Dov'è? Ok, e questo è andato. Va bene, qua un po' di... Boom! Ed è andato. Ora. Dove sono? Dove? Dove sono? Di là! Aspetta! Porca! Boom! Questo è andato. Poi. Boom! Poi. Da qualche altra parte? No, sì. Ok, così. Ok, porca miseria. Ora che penso io, questi. Dove sono? Boom, è uno, poi. Porca. Che hanno? Ok, poi. Ok. Ma porca. Boom. Poi. Dove sono? Ma che c'hanno lì? Aspetta che pena che qua c'è. Cosa pensate di fare con questo? Poi. Aspetta.
Porca. Furgone in arrivo da ovest. Da ovest? E dov'è ovest? Ah. Porca. Ok, poi. Come? Dove sono? Ok, dove sono? Porca! Che cacchio di bordello! Vai, porca! Oh, allora devo prendere munizioni, munizioni. Ok. Porca, allora. Dove sono? Porca miseria! Ok, io do munizioni. Ok. Stanno rallentando, controlla le munizioni, curati e preparati. Che? Cosa? Di nuovo? No, dove sono? Porca. Dov'è? Ok, sono andato poi. Bravissima, Ammina. Occhio, elicottero in arrivo. Pure. Se ne va. Vado all'assalto! Ultimo scemo è rimasto. No, merda, munizioni. Munizioni. Vai. Munizioni. Porca! Che è giù, qualcuno è giù! Completata! Ce l'abbiamo fatta! Mamma! Ehi, guardami, mamma, ehi! Stai bene? Sei ferita? Io sto bene. E tu invece? E siamo tutti bene, ok, a posto, però. Fai quello che puoi. Quanto è grave? Siamo nella merda. Abbiamo perso molti uomini, i feriti sono messi male. Quando le gemelle arriveranno saremo nei guai. Non è rimasto più nessuno. Ci sarebbe quel gruppo a nord, il nuovo Eta. Mi prendi in giro. Li ho visti in azione. Hanno attaccato il campo dove ero prigioniero. Erano in due. Sono fuggiti dopo essersi beccati una marea di proiettili. Ah. I guerrieri li chiamano fantasmi, ma io so quello che ho visto. Erano drogati fino alle palle degli occhi. Oh, no. Che stai parlando di Joseph Seed, l'uomo che ha terrorizzato per anni la nostra famiglia. Quello è il passato. Ci ha lasciato in pace, mamma. Qualunque cosa sia successa, no. Ci serve aiuto, altrimenti siamo morti. No. È un patto col diavolo. È l'unica opzione che rimane. Quello che hanno, il loro segreto. Ci serve il loro segreto.
No, io sono d'accordo con... Io, avendo vissuto quell'esperienza lì, diciamo... Siamo con le spalle al muro. Sentiamo cosa da dire Joseph. Qui ci penso io. Porca miseria. No, non la vedo bene. Intervallo? Carmina. Anni fa. Che cosa? Ti ha fatto del male? Ti senti bene? L'uomo con la barba? Mi stava solo dando del cibo. Se dovesse tornare, corri da me o da là, hai capito? Ho fame, hai detto che bisogna cercare cibo ovunque. Sì, ma da lui non prendiamo niente, nemmeno il cibo. Perché? Perché... Perché conosciamo quell'uomo da tanto tempo. E lui ha fatto cose molto cattive al tuo papà e anche alla nostra famiglia. Ehi, se lo vedi di nuovo, scappa più veloce che puoi. Capito? Dai, vai dentro, tesoro. Deve capirlo. Non accettiamo nulla dagli eventi. Porca miseria. Ah, quindi dobbiamo? Dobbiamo per forza nuove alleanze. Dobbiamo per forza. Vabbè. Cambiamento del governo. Davvero? Si crea una nuova maggioranza. Buongiorno. Devo dirti una cosa. I guerrieri della strada. Hanno preso mio padre. Non lo vediamo da mesi, mia madre. Ah. So dove sia. E in gran parte è per lui, se sono venuta da Rush. Ah. Li voglio bene. Lo voglio a casa. E sapere che tutti stanno perdendo i loro cari. Beh, è quello che mi fa andare avanti. Ah. Non mollerò finché ci saranno i guerrieri della strada. Ok. Quindi dobbiamo... Ufficiale, dobbiamo andare da Sid. A parte il fatto che Nick Rai mi sembra... è là. C'è qualcuno? Oh. 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 Va bene. Signori, spostamento rapido. Andiamo in spostamento rapido. E nel frattempo noi ci salutiamo qui. Ci salutiamo qui e c'è l'appuntamento alla prossima puntata. Nuove alleanze, nuove maggioranze e quant'altro.